Giovanni Impastato ricorre il 40° anno della morte di Peppino Impastato, una giornata importante con i ragazzi delle scuole per tenere vivo sempre un tema importante che è quello della legalità. Bisogna cercare soprattutto di trasmettere alle nuove generazioni il messaggio di Peppino, che non è soltanto un messaggio di impegno politico, di rottura, di impegno civile, ma soprattutto è un messaggio educativo per loro, per le nuove generazioni. Oggi è il 21 marzo, è la giornata della memoria e dell'impegno, e proprio in questa giornata, che ricorda un po' tutte le vittime della mafia, è giusto che si organizzino questi incontri. Quanto è difficile far capire ai ragazzi il messaggio che voleva dare Peppino? Ma è difficilissimo, perché purtroppo i ragazzi sono distratti da tutta una serie di messaggi negativi che arrivano soprattutto dai mass media, ed è chiaro che per noi è difficile smontare determinate cose, per noi è difficile smontare questi messaggi che vengono appunto da questo mondo, però dobbiamo insistere tantissimo. Questo incontro nasce da un progetto intitolato Peppino Impastato 599, che porterà nel mese di maggio, il 9 maggio, data in cui ricorre il 40° anno dell'uccisione di Peppino Impastato, all'installazione di alcune opere realizzate dai ragazzi proprio nella piazzetta a lui intitolata, e che sarà un momento per far sì che i ragazzi abbiano piena consapevolezza di quelle che sono state le realtà di quegli anni, ma soprattutto piena consapevolezza della legalità, dei loro diritti e dei loro doveri per poter essere veramente dei cittadini attivi.